Ok, ora parliamo di un personaggio nato a Sorrento nel 1544, il famosissimo Torquato Tasso. Un perfetto cortigiano con le idee un po' confuse. La vita a corte gli piace, ma la detesta. Vuole scrivere un poema cavalleresco, ma dato che la chiesa ci fa paura, facciamo che parla delle crociate. Insomma, tra una cosa e l'altra nulla gli va bene. Che poi stiamo parlando di un personaggio storico alquanto sfigato, del tipo viene rinchiuso dentro un ospedale perché è creduto pazzo. Ma andiamo con ordine. Nel 1565 riceve l'ispirazione direttamente dal grande capo e scrive un poema sulla crociata a Gerusalemme. Ma dato che sta un po' antipatico a tutti, giusto 10 anni dopo, i letterati dell'epoca decidono che l'opera del povero Torquato Tasso in realtà fa schifo perché non ha morale. Allora il povero sventurato inizia a scrivere allegorie su allegorie, per dire «No, ma in realtà questo, se letto da un'altra argonazione con il riporto di 5, vuol dire che è giusto ammazzare tutti se non sono cristiani». A questo punto possiamo immaginarci un Tasso in versione Gollum che scivola lentamente nella pazzia, quindi, da bravo padrone di casa, il duca Alfonso di Firenze decide di richiuderlo per 7 anni nell'ospedale di Sant'Anna, per fargli passare la mania per le allegorie e gli atteggiamenti vagamente violenti. Come già detto prima, il nostro Torquato non è proprio rispettatissimo a corte, infatti il suo poema La Gerusalemme liberata viene pubblicato incompleto e senza correzioni, senza il suo assenso durante la sua permanenza nell'ospedale. First reaction, shock. Lavora al rifacimento dell'opera, che ripubblica nel 1593, con il titolo di Gerusalemme conquistata, ma dato che la morale e la religione non fanno audience, questa sua seconda opera viene completamente ignorata. Ma di cosa parla la Gerusalemme liberata? In sostanza degli infedeli brutti e cattivi che vengono sconfitti da eroi cristiani con l'armatura splendente ricoperta di sangue. Il cristiano per eccellenza è Goffredo, il cavaliere senza macchie e senza paura che combatte in nome della libertà. Uno degli episodi che più evidenziano la mente confusa e controversa del nostro Tasso è la morte di Clorinda, una pagana che combatte durante l'assedio di Gerusalemme. Questa tizia uccide un cristiano per difendere la città, ma il cavaliere cristiano Tancredi la vede e decide di inseguirla. Una cosa tira l'altra e si ritrovano a combattere. La contraddizione di Tasso sta nel tifare per Clorinda, perché gli infedeli descritti dall'autore sembrano tutti delle tormentate anime analizzate profondamente. Tancredi invece sembra avere l'emotività di una sedia. Comunque, dopo una serie di ambigue scene del combattimento, Clorinda rimane gravemente ferita. Per rimediare ai vaghi riferimenti sessuali fatti durante la lotta, Tasso ci butta in mezzo un battesimo e qualche lacrima di Tancredi, che finalmente, dopo aver lottato, discusso e ucciso il rivale, capisce che questo non è altro che la sua amata. Proprio sveglio, insomma. Il nostro interessatissimo poeta, scrittore e filosofo purtroppo morì infine nel 1595, ma siamo tutti abbastanza certi del fatto che se fosse vissuto ancora qualche anno sarebbe riuscito a scrivere una nuova versione della Gerusalemme liberata.